Buongiorno e ben ritrovati su YouCapital 24, grazie per essere con noi nel nostro aggiornamento dei mercati azionari. Le borse europee in questo momento si stanno muovendo con cautela in questa ultima giornata di settimana, mentre gli investitori aspettano l'avvio della nuova stagione delle trimestrali statunitensi e sperano in possibili annunci di stimoli fiscali da parte di Pechino nel weekend per sostenere l'economia cinese. Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti gli ultimi dati hanno mostrato un'inflazione e le richieste di sussidi di disoccupazione leggermente superiori alle attese. Questo rafforza tra gli investitori la convinzione che la Federal Reserve procederà con un nuovo taglio dei tassi, seppur limitato ad un quarto di punto. Sul fronte macroeconomico invece si registra un aumento degli acquisti sui titoli di Stato francesi dopo che il ministro della Finanza ha confermato che la legge di bilancio punta a riprendere il controllo sul debito pubblico. Inoltre in Germania l'inflazione ha contribuito a rallentare ha continuato a rallentare nel mese di settembre, attestandosi all'1,6% su base annua rispetto all'1,9% invece che era stata registrata nel mese di agosto. Nel Regno Unito invece il PIL ad agosto è cresciuto dello 0,2% su base mensile, con un incremento dell'1% su base annua. Queste tutte le notizie della mattinata, adesso andiamo a vedere le percentuali in Europa sull'azionario, partendo dal nostro indice italiano, il FTSE MIB, che al momento sale dello 0,04%, 34.091 punti. Il DAX invece guadagna lo 0,09% a 19.229 punti e il CAC è in rialzo anch'esso dello 0,09%, 7.548 punti. Andiamo a Madrid, dove il rialzo dello 0,06% a quota 11.662 punti. Londra invece sta vedendo una leggera discesa, 0,20% in questo momento, 8.220 punti. Concludiamo come sempre con l'Eurostock, che sale dello 0,01%, quindi insomma rimane, come gli altri indici precedentemente analizzati, appiattito sui valori di chiusura di ieri, il punteggio di 4.970 punti. Concludiamo il nostro aggiornamento andando a vedere anche il prezzo del petrolio, che in questo momento è in leggerissimo calo, 0,22% per il WTI americano, 75,40 dollari al barile, e dello 0,09% per il nostro petrolio europeo, che prezza 78,58 sempre dollari al barile. Concludiamo con il prezzo dell'oro, che invece sale dello 0,39% e si porta a 2.639 dollari l'oncia. Per ora è tutto, questi sono tutti gli aggiornamenti delle 12.30, noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo insieme sempre qui su YouCapital 24.